si rappresenta un insieme. Consideriamo l'insieme N formato dalle lettere della parola colla. Possiamo rappresentarlo per elencazione. Cosa significa? Significa che bisogna elencare tra parentesi graffe gli elementi che compongono l'insieme. Tutti li dobbiamo mettere e senza ripetizioni, separati da un punto e virgola. Non è importante l'ordine con il quale li scriviamo. Allora, l'insieme N maiuscolo per indicare l'insieme, uguale, aperta graffa, le lettere della parola colla sono C, punto e virgola, O, punto e virgola, L, punto e virgola e A. La L la scrivo solo una volta. Secondo modo, rappresentazione per caratteristica. Bisogna individuare una proprietà che rappresenta, che caratterizza tutti gli elementi dell'insieme. In questo caso possiamo dire che gli elementi dell'insieme N sono le lettere della parola colla. Come si scrive questa cosa? Si scrive così, N uguale, aperta graffa, X, si legge così, tale che X è una lettera. Della parola colla. Quindi X, tale che X è una lettera della parola colla. Significa N è l'insieme delle X, tali che X è una lettera di questa parola. Infine, rappresentazione grafica con i diagrammi di Eulero-Wen. Gli elementi dell'insieme vengono scritti o disegnati all'interno di una linea semplice chiusa. Così. E sono contrassegnati da punti. Quindi ci mettiamo la lettera C, la lettera O, la lettera L, la lettera A. E questo è l'insieme N. Proviamo a fare questo esercizio. Rappresenta gli insiemi per elencazione e per caratteristica. Il primo insieme è l'insieme A, che contiene come elementi A, E, I, O e U. Per elencazione, quindi apriamo la parentesi graffa e elenchiamo gli elementi separandoli con un punto e virgola. E chiudiamo la graffa. Per invece caratteristica, stabiliamo che queste lettere sono le vocali. Quindi scriviamo X, tale che X è una vocale. Secondo insieme ha come elementi bianco, rosso e verde. Per elencazione li elenchiamo. Bianco, rosso, verde. Per caratteristica ci accorgiamo che sono i colori della bandiera italiana, quindi X, tale che X è un colore della bandiera italiana. Infine, insieme C
contiene gli elementi GTAO. Quindi li elenchiamo. E rappresentando questo insieme per caratteristica possiamo scrivere x tale che x è una lettera della parola gatto. Se questo video ti è stato d'aiuto, lascia un like, iscriviti al canale e non perderti i prossimi. Ciao!